Dopo ripetute bocciature da parte dell'opposizione, il Consiglio regionale ha approvato nei giorni scorsi il disegno di legge in materia di segretari comunali. L'approvazione è avvenuta con 55 voti a favore, 1 contrario e 7 schede bianche. Decisive per il via libera sono state le modifiche apportate dalla maggioranza al disegno di legge, modifiche che hanno convinto l'opposizione a ritirare l'ottantina di emendamenti presentati al testo. Le modifiche proposte dalla maggioranza hanno soddisfatto l'opposizione riguardando l'incompatibilità ambientale e la possibilità per il segretario comunale di risolvere il contratto di lavoro in cambio di un indennizzo. Graduatorie regionali per i professori. L'idea lanciata diverso tempo fa è stata abbracciata dal ministro all'istruzione, che sarebbe pronto ad indire graduatorie locali per le cattedre già a partire dal 2011, per garantire stabilità e continuità didattica. I sindacati nazionali parlano di discriminazioni inaccettabili. Nel frattempo in Trentino tiene banco la discussione sulle ore da 50 o 60 minuti. I collegi docenti erano chiamati a pronunciarsi nei giorni scorsi, ma secondo la UIL i 2/3 dei docenti di Trento e Roveto si sarebbero astenuti in segno di dissenso rispetto alla riforma dell'assessore all'istruzione alla provincia autonoma di Trento. Patente ritirata dopo l'alcol test. La vicenda al giorno d'oggi non farebbe notizia se stavolta non fosse toccata al sindaco di Trento Alessandro Andreatta. Di ritorno da una cena dove aveva bevuto qualche bicchiere di vino e un caffè corretto, il primo cittadino è incappato in un controllo stradale da parte di una pattuglia dei carabinieri. Davanti a una paletta dei militari, che non pare l'abbiano riconosciuto, il sindaco non ha potuto fare altro che sottoporsi all'alcol test, risultando positivo. Il primo cittadino quindi si è preso la sua multa con tanto di ritiro temporaneo della patente e ora il sindaco spera che la vicenda sia d'esempio per tutti i cittadini. La nube vulcanica islandese costringe i viaggiatori a trovare soluzioni alternative all'utilizzo dell'aereo. Per chi sa adattarsi c'è il car sharing, ci si mette d'accordo con perfetti sconosciuti che devono raggiungere le stesse mete. C'è chi mette a disposizione il mezzo, mentre i passeggeri contribuiscono coprendo le spese di viaggio. Un gruppo di questo genere, dove organizzare spedizioni comuni, è sorto addirittura sul social network Facebook. I più tradizionalisti si spostano dall'aereo al treno. I convogli nei giorni scorsi sono stati più pieni che mai. Il disagio riguarda prevalentemente le città dotate di aeroporto e chi copre lunghe tratte. Anche a Trento il traffico è notevolmente aumentato. Anche il mondo del turismo risente della nube di cenere sviluppata dal vulcano islandese. Mentre le compagnie aeree soffrono per uno stop ai voli doloroso, c'è anche chi esulta per gli effetti della nube, come avviene in Alto Adige. Molti turisti nell'area germanica hanno dovuto infatti rinunciare alle loro vacanze in Asia o Africa e si sono riversati nel più vicino e accessibile sul Tirolo. Molti alberghi della provincia di Bolzano sono pieni come ad agosto. In Trentino la situazione è invece differente a seconda delle zone. Per capire l'impatto dello stop ai voli sul turismo italiano basti ricordare un dato: i turisti che vengono in Italia in aereo sono aumentati negli ultimi anni dal 21 a oltre il 45%. Dal 1 luglio l'energia costerà meno se consumata al mattino presto o la sera tardi. La decisione dell'Authority riguarda il 94% degli italiani. Mentre gli operatori di telefonia hanno pensato a chiamate più convenienti in determinate fasce orarie, dal 1 luglio lo stesso meccanismo varrà anche per i consumi dell'energia. La lavatrice, la TV o il ferro da stiro costeranno meno di notte che di giorno. La decisione dell'autorità per l'energia elettrica e il gas interessa tutti gli utenti che dal 2007 ad oggi non hanno cambiato fornitore di elettricità e hanno un contatore elettrico. Lasciare la luce accesa costerà di più durante il giorno, dalle 8 alle 19, da lunedì al venerdì. Costerà invece meno la sera, nei fine settimana e nei giorni festivi.